Sta partendo un secondo, così abbiamo lasciato i 5 minuti. Ok, buono. Quindi adesso stiamo registrando, siamo in diretta su Facebook, dopo vi passo il video. Allora, intanto benvenuti a tutti quelli che ci sono in diretta nell'incontro. Adesso, come abbiamo detto prima di partire con la registrazione, questo è un incontro di presentazione dell'attività che verrà fatta sui due comuni di Casale Marittimo e Guardistallo relativamente all'avvio del sistema di raccolta domiciliare. Dopo mi presenterò così capirete chi sono, cosa faccio. Lascio al volo una breve intro ai due sindaci, Claudio Manzi e Sandro Ceccarelli, per fare un'introduzione rapida. Poi farò una spiegazione io, che è la sintesi di quello che abbiamo fatto nell'altro video, più alcune indicazioni sulla questione del piano finanziario e la tariffa, per spiegare come funziona. E poi lasciamo spazio a voi per le domande. Per chi guardasse questo video dopo, se volete, per i prossimi incontri che faremo tutte le settimane, adesso dalla settimana scorsa fino ad arrivare all'avvio del servizio, che sarà la seconda settimana di dicembre, poi dopo vi indicherò le date, potete scrivere le domande nei commenti in modo tale che nei prossimi incontri, se ci saranno delle domande specifiche, la parte delle domande, partiremo con le domande che ci mettete o nella chat qua o nei commenti. Lascio la parola rapidamente a Claudia e a Sandro e dopo partiamo con la presentazione. Vai, Claudia. Allora, ciao, buonasera a tutti, grazie di essere qui anzitutto. Ora io non mi dilungherò troppo cioè in questa piccola presentazione, perché comunque abbiamo già fatto un incontro precedente, lo sapete, l'incontro precedente dove abbiamo un po' introdotto io e Sandro quello che è questo servizio. Sono molto orgogliosi, ovviamente questo non mi stancherò mai di ripeterlo, dei risultati che stiamo ottenendo, che otterremo. Sono molto contenta veramente della collaborazione con l'amministrazione comunale di Guardistallo, con Sandro Ceccarelli. Partiamo insieme. Partiremo con il servizio porta a porta il 14 di dicembre, quindi va bene. Poi io anche all'interno del nostro alcuni social, alcuni mezzi di comunicazione di Casale farò dei video, perché ci tengo veramente a dirvi quelli che sono stati gli sforzi comunque che ci hanno condotto fino a questo momento. Però ecco, dico questo, non mi dilungo perché voglio lasciare la parola a Stefano Ambrosini, a tutte le vostre domande, perché è il momento veramente di passare all'azione. Allora, iscrivetevi al nostro sistema, nuovo sistema di WhatsApp, perché è importante, perché lì noi condividiamo veramente tutto, oltre che sul sito del comune, ovviamente istituzionale, oltre che sui social, anche sul nuovo sistema WhatsApp di messaggistica, così sarete inseriti nella nostra lista broadcast, e lì noi pubblichiamo all'alba del giorno dopo di questi incontri, pubblichiamo la registrazione, così voi ve la potete guardare con calma, perché abbiamo visto che comunque la partecipazione è abbastanza importante, ci sono molte persone, ci fa piacere, però la visualizzazione della registrazione è stata molto più grande, perché magari con calma le persone poi a casa se la vedono e se la riguardano. Questo è quanto, io lascerei la parola a Sandro per poi passare a Stefano, che ringrazio. Sì, grazie, grazie mille. Niente, grazie a tutti quelli che stanno partecipando, sia in diretta che nella situazione di streaming o quella, diciamo, su Facebook, perché effettivamente è un orario un po' bislacco, lo so, ma poi uno se lo vede con calma e quindi può poi fare anche delle domande a posteriori, appunto, mi diceva Ambrosini. Il fatto, la messaggistica WhatsApp la stiamo attrezzando anche noi, quindi dalla prossima settimana ci sarà, la troverete anche sul nostro sito e quindi anche lì avremo la stessa tattica di due comuni. Questo è per dire che quando si fa le cose bene per la gente non importa e ci obbligano a fare le cose bene. Quando si vuole fare le cose bene si fanno insieme. E dico le cose bene anche e soprattutto anche in velocità, perché tutti gli uffici sono veramente tutti lanciati in questa scommessa. Qualcuno mi ha chiesto, ma è il momento di farlo perché c'è il Covid? Guardate che se i cittadini di Guardistallo hanno fatto la visione a spazzatura al bidone, ora durano ancora meno fatica perché ve la vengono a prendere sulla soglia di casa. Pensate alle persone anziane, pensate alle persone con disabilità,
momentanea, temporanea oppure purtroppo permanente. Quindi riviene, è un vestito cucito sulle nostre vite, sulle nostre esigenze. Quindi da lunedì partiranno i lavori al centro di raccolta e anche noi avremo un centro di raccolta per Guardistalla e Casale dove poter anno nuovo iniziare a conferire anche in maniera singola, ma singoli cittadini e quindi avere maggior versatilità del servizio. Un servizio più economico, speriamo, e più dinamico, ma soprattutto più incontro alla gente. Una cosa, scusa, una cosa se un attimo. Allora, vedo che stasera però, ecco, mi sta sfuggendo, invece c'è anche il nostro Fabio Malossi, anche il nostro vice sindaco presente, ecco, lo volevo sottolineare. Ciao Fabio, grazie di essere qui con noi, che mi sta dando un grande, ci sta dando a tutti, alla nostra amministrazione un grande supporto per la gestione di tutto, quindi grazie. Ok, perfetto. Allora ringrazio i due sindaci, quindi sono al 18 e 11, cerco di contenere il più possibile in modo tale da dedicare più spazio alle domande. Allora, io adesso vi farò vedere una breve sintesi della intro che abbiamo fatto l'altra volta, quindi vediamo solo il dettaglio della raccolta, cosa cambia e qual è l'obiettivo. Mi anticipo soprattutto che l'obiettivo di questo sistema è sia quello ambientale, che poi lo vedremo più, verrà incentrato sulla parte dell'educazione, ma che faremo più in là, ma l'obiettivo fondamentale è quello della riduzione del piano finanziario e poi quello della tariffa. Per spiegarvi in parole povere, il piano finanziario fino al 2019 era calcolato sul previsionale di costo dell'anno successivo. Adesso vi sto dando un po' delle indicazioni un po' complesse, ma cerco di semplificarvela. C'è stata una riforma del servizio dei rifiuti, che è una delibera, che è la 443 di ARERA, che è l'autorità di regolazione delle tariffe, dopo vi faccio vedere al volo, che ha cambiato il calcolo, quindi i servizi adesso vengono calcolati non più sul previsionale, ma sui costi della contabilità dei 2 anni precedenti. A voi interessa poco, però per farvi capire cosa vuol dire che se non aveste cambiato il sistema di raccolta, poi dopo lo vedremo nel dettaglio, più ci avviciniamo, però parlare di numeri adesso è un po' complicato, però vi do un'indicazione. Noi adesso stiamo concordando un contratto di servizio col gestore sostanzialmente di circa 400.000 euro più IVA per i due comuni, quindi si parla di circa 440.000 euro del IVATO. La prospettiva nel piano finanziario, del piano industriale dei due comuni, questi sono dati pubblici, quindi ve li dico, non c'è niente di segreto, era di circa 660.000 euro. Quindi si sta cercando di ottenere un risultato importante con l'avvio del porta a porta, una riduzione di circa 200.000 euro fra i due comuni. Vi faccio una premessa che vi ho detto prima. Allora, il calcolo verrà effettuato sempre con un margine di circa 2 anni di scarto, dopo lo capirete più in là. Quindi il lavoro che si sta facendo adesso è per mantenere il piano tariffario e il PEF del 2021 più o meno invariato, quindi la TARI simile per i primi 2 anni, e un vantaggio economico che sarà nei piani tariffari 2022-2023. Questo è importante specificarlo perché non bisogna fa dare false aspettative e dare delle nozioni sbagliate. Cioè, il lavoro che si fa adesso nel 2021 serve per la TARI 2022, non per quello di quest'anno. Allora, vediamo come cambia un po' la raccolta. Allora, la vostra raccolta differenziata è sostanzialmente adesso fatta in maniera un po', chiamiamola così, non corretto, ma non tanto per voi perché non siete capaci di farla, ma perché col sistema stradale in tutti i comuni d'Italia la raccolta è fatta abbastanza male, con un livello di raccolta di circa il 30%, ma di avviato recupero molto basso. Dopo lo vedremo. Cosa vuol dire? Che la qualità della raccolta è molto bassa, quindi sostanzialmente è invendibile, quindi deve essere mandata a un impianto di trattamento dove la riseparano un'altra volta. In questo caso c'è un costo ulteriore, quindi invece che ricavare soldi dalla vendita della raccolta, vi sfato un falso mito subito: la vendita della raccolta differenziata copre meno del 10% dei vostri costi, quindi non si guadagna nel fare la raccolta fatta bene, ma semplicemente si spende di meno perché porto meno roba a scapigliato, per farvela breve.
Quindi, quali sono le nozioni sulla raccolta? La carta e cartone avrà una raccolta effettuata con un sacco particolare che vi verrà dato in dotazione, che è un sacco da 35 litri con un trattamento idrorepellente, lo stesso che si usa a Cecina, la zona marina o a Riparbella. Il vostro sistema di raccolta, se siete curiosi, sarà praticamente identico a quello che abbiamo fatto a Riparbella. Poi vi faccio vedere i risultati così capirete al volo. E Sandro e Claudia lo sanno già, io ho utilizzato come demo Riparbella per i due sindaci per fargli capire che in realtà Guardistalla e Casale sono molto semplici da gestire rispetto a Riparbella, che è un'area esterna al centro abitato gigantesco. Quindi carta e cartone, che cosa va nella carta e cartone? Solo la carta e cartone pulita, la carta sporca. Faccio un esempio. Ipotizziamo che io ho la carta da cucina che ho utilizzato per pulire una padella, va nell'umido, se invece è bagnata perché l'ho usata per asciugarmi le mani, va nella carta. Questo è per farvi capire che in realtà di questo materiale va zero nell'indifferenziata. Quindi cartoni sporchi della pizza estremamente unti vanno nella frazione organica. Se io invece ho dei, chiamiamoli così, del cartone o da uno scotter sulla stessa carta da cucina che ho utilizzato con dei prodotti chimici come potrebbe essere il Vetril o così via, questo va nel secco, solo in quel caso lì, se ho utilizzato dei detergenti o del materiale chimico. La frazione del vetro, voi avrete, vi faccio vedere subito il vostro bidone che avrete in dotazione. Sostanzialmente il vostro è un bidone molto buono che siamo riusciti a farvi arrivare, siete tra virgolette i primi che ce l'hanno. È un bidone impilabile, quindi può essere messo l'organico anche sopra, quindi anche se uno ha poco spazio ci sta, perché io posso, anche se ho il bidone sopra, aprire l'aletta anteriore in questo caso senza dover spostare il bidone che ho sopra. Questo qua è un mastello anti-rand, è un mastello con un maniglione antirandagismo. Questo maniglione, se io lo sposto nella parte anteriore, serve per non far aprire il coperchio. Quindi anche nel caso di ribaltamento o di vento o di qualcuno che vi sposta il mastello, questo il bidone non si apre, quindi il vetro non esce. La raccolta del vetro è molto semplice, quindi sostanzialmente è una raccolta molto facile, non bisogna né pulire né togliere l'etichetta dal vetro, basta semplicemente bere il contenuto e poi buttarlo via. Nel caso di rottura di un bicchiere, io posso buttarlo nella frazione del vetro. Nel caso di una rottura di una finestra, in questo caso bisognerà conferirlo in centro di raccolta o, se io ho dei vetri di grande dimensione, con la raccolta dell'ingombrante chiamata. Allora, poi, questa è la frazione più complessa di tutte, che è gli imballaggi in plastica e metallo. Attualmente io ho chiesto a tutte le utenze, e l'utenza dei comuni l'intorno, ma questo è un errore che fanno tutti i cittadini, cioè buttano nella plastica la plastica. Voi mi dite adesso, questo qua è un fesso, cosa mi sta dicendo? No, allora in Italia la raccolta della plastica non esiste, è una cosa che vi ripeterò all'infinito, quindi la Claudia e Sandro le sto uscendo dalle orecchie perché gliel'ho già 80 volte. Bisogna raccogliere gli imballaggi in plastica e non gli oggetti. Cosa vuol dire? Che se io ho un contenitore, questo materiale qua, adesso vi faccio l'esempio pratico, vado in bagno. Ok, e prendo due oggetti. Allora, spazzolino da denti, ok, in plastica, tubetto del dentifricio, ok. Adesso se chiedo al 90% delle utenze, non al 10 che lo sa, la Claudia e Sandra non dicono niente perché lo sanno già, sostanzialmente la gente butta lo spazzolino nella plastica e il tubetto nell'indifferenziata, che è l'esatto opposto di quello che bisogna fare. Per farvi capire perché vi sto dicendo questo, il tubetto del dentifricio è un imballaggio, quindi questo materiale, cosa succede? Quando è terminato va buttato nella plastica, perché è un contenitore, lo spazzolino è un oggetto e quindi va nell'indifferenziata. Questo perché,
voi non dovete saperlo, però ve lo faccio capire. Questo è un materiale che sul mercato ha un valore commerciale superiore ai 280 euro a tonnellata. Questo qua ne vale 10. Se li metto insieme, il valore della vostra plastica è 0. Attualmente, quindi, la vostra plastica vale 0 perché voi buttate la plastica nella plastica. In questa slide è spiegato molto bene qual è la differenza. Nella raccolta differenziata della plastica sono conferibili solo gli imballaggi, i contenitori, poi dei casi speciali che vediamo dopo. Quindi gli oggetti di plastica non da imballaggio non possono essere immessi nella raccolta, diciamo, della plastica, ma vanno buttati nell'indifferenziata. Poi, raccolta dell'organico. Noi sostanzialmente faremo la raccolta con due contenitori che adesso vi faccio vedere. Allora, i due contenitori che abbiamo sostanzialmente sono questi che vi mostro. Sono un sottolavello areato, che è questo. Questo sottolavello areato è un 10 litri che va posizionato sotto il lavandino. Quindi in questo caso questo non va mai esposto fuori casa, va messo solo sotto il lavandino. È totalmente areato, anche nella parte inferiore vedete che ha dei piccoli forellini. Non serve per far uscire l'umido nella parte inferiore, ma serve per areare anche dal basso. Voi avrete in dotazione dei sacchetti particolari in carta. Questi sacchetti particolari hanno all'interno un fondello di cartoncino. Dopo vi faccio vedere pieno di organico che cosa succede. Questo sacchetto viene posizionato all'interno del sottolavello areato, si spinge fino in fondo, e si mette il fondello in modo tale che faccia il fondo piatto. Questo qua non va mai chiuso, il coperchio non serve, non dovete chiuderlo. Questo materiale qua dentro, la frazione organica perde di peso e perde di volume perché vi faccio vedere un video che così lo capite al volo. Se guardate questo video. Cosa succede? Il sacchetto di carta ha un effetto di riduzione del volume e del peso perché circa il 30% della vostra frazione organica è acqua. Questa viene assorbita dal cartoncino e dalla carta in fondo. Se vedete, quando vedrete adesso il sacchetto è bagnato di lato, questo sacchetto si bagna ma non si sfonda, è fatto apposta. Quando io poi ho terminato sostanzialmente la mia raccolta, quindi quando io ho finito questo sacchettino e arrivo fino al livello della riga, quindi non devo arrivare fino qua in cima, ma solo fino a questo livello, sono i sacchetti su scritto, quindi non vi potete sbagliare, lo piego come se fosse un sacchetto del pane e lo metto all'interno di questo che è un 25 litri. Qua dentro ce ne stanno 4 o 5 di sacchetti, quindi se io sono un nucleo single, io faccio un esempio, io ho un nucleo da due persone, conferisco circa un sacchetto di organico alla settimana, massimo due, quindi butto l'organico normalmente una volta a settimana. Questa raccolta verrà fatta solo nel centro storico di Guardistallo e Casale, nella parte delle case sparse nell'esterno non verrà raccolto l'umido, questa utenza verrà data la dotazione della compostiera. Chi è la compostiera può, gli verrà dato comunque questo sottolavello areato. E il sacchetto viene messo, questo qua che abbiamo detto prima, viene messo dentro all'interno della compostiera diretta, si scioglie e assorbe l'umidità all'interno della compostiera. Se io invece non ho la compostiera, l'ho messo in questo sottolavello areato, scusate, dal sottolavello areato al 25 litri. Ricordatevi sempre che questo maniglione deve essere girato nella parte anteriore per evitare l'apertura. Se vedete, non si apre. Questo si apre solo ed esclusivamente se il maniglione è messo nella parte posteriore. Quindi l'operatore arriva, va nella retrovasca del camion e svuota il vostro umido. Il maniglione è fondamentale per evitare che nel caso di vento o di spostamento il mastello possa, tra virgolette, subire delle aperture e quindi trovarci la frazione organica per strada. Perché è molto importante questa cosa? Perché meno organico conferiamo e meno paghiamo. Quindi, se io utilizzassi un sacchetto di bioplastica,
avrei lo svantaggio legato al fatto che il 20-30% del peso che è acqua, io lo conferisco all'impianto e sto pagando per l'acqua, non per l'umido. Per la frazione secca residua, non vi ho detto prima, per la plastica e metallo vi verranno dati dei sacchetti gialli semitrasparenti, quindi sarà solo col sacco, quindi carta con un sacco di carta, imballaggio in plastica e metallo e con un sacchetto in plastica semitrasparente giallo. Il sacchetto per la carta ha un trattamento idrorepellente, quindi anche se piove non succede niente, non si sfracella. Per l'indifferenziata avrete un sacchetto grigio, semitrasparente, con scritto su raccolta indifferenziata, questo con l'anno. Adesso partiremo con una modalità di raccolta con sacco. Nei prossimi anni, con buona probabilità, verrà inserito un mastellino da 25 litri con un trasponder che identificherà l'utenza. Poi dopo vi faccio vedere degli esempi. Cosa va nell'indifferenziato? Va pochissima roba. Sostanzialmente le utenze Riparbella conferivano un sacchetto ogni giorno, ogni 2 giorni, adesso mettono fuori l'indifferenziato una volta ogni 2 settimane. Perché? Perché se la faccio giusta di indifferenziato non ce n'è. Cosa ci va? Ci va sostanzialmente quanti lattici, oggetti in gomma, oggetti in plastica non in imballaggio, sacco per aspirapolvere, lo spazzolino da denti che abbiamo fatto vedere prima, il mozzicone di sigaretta, la cicca da masticare, oggetti in tessuto che magari è lo straccio per fare le polveri, roba e tessili da buttare via, o oggetti in materiale misto che poi vedremo sono pochissimi. O la ceramica, o un po' sostanzialmente. Questa tazzina qua è un inerte, va nella frazione indifferenziata, però a Sandro in testa tutte le sere non gliele butto, quindi ce n'è poca roba. Allora, che cosa mi interessa farvi vedere? Questa è la raccolta, che è una cosa, diciamo, molto semplice. Andiamo a vedere il dettaglio di quello che si vuole ottenere, che così vi faccio vedere. L'inserimento del meccanismo di tariffa puntuale, vediamo l'effetto che c'è stato su Riparbella, che è quello che ci aspettiamo anche su tutti i comuni lì intorno. La tempistica è sostanzialmente che ci sarà una partenza di guardistalle casale entro dicembre, poi ci sarà la partenza di Montescudaio e Monteverdi a febbraio, in modo tale che tutta la fascia dietro abbia un sistema uniforme a partire da Orciana fino a Monteverdi, rimarrà fuori Montecatini Val di Cecina, ma quello lì dopo andrà per i cavoli suoi. Qual è l'obiettivo di cambio del sistema? È il cambio anche della tariffazione. Questo è un ciclo che ha 2 anni di sistema, quindi vi sto parlando di un effetto che partirà nel 2021 e ci sarà nel 2022-2023. Adesso tutti i nuclei familiari, prendo un esempio. Sandro, ricordami quanti sei di nucleo te? 4? 5. 5, ok. Quindi adesso l'uso da cavia e uso Sandro e facciamo che io sia un nucleo da 2 adesso. Cosa succede adesso? E io e Sandro abbiamo la stessa casa da 100 metri. Attualmente quanto paghiamo? Paghiamo in base ai metri quadri del nucleo familiare. Invece il sistema nuovo sarà basato sui metri quadri e sull'indifferenziata prodotto. Quindi viene calcolato solo il sudicio misto, l'indifferenziata. Quindi carta, imballaggio in plastica, metallo, vetro, organico, posso farne quanta ne voglio. Più indifferenziata faccio, più pago, meno indifferenziata faccio, meno pago. Questo è il fulcro di tutto il sistema. Non devo star lì a pensare calcoli strani e così via. Come funziona? Funzionerà con una quota fissa che è sempre sui metri quadri, che si abbasserà. La quota preponderante sarà la quota variabile, che avrà una quota minima di svuotamenti e poi una quota conguaglio. Ve la spiego utilizzando questo bidone. Allora, ipotizziamo che avrete dei sacchetti che avranno un volume pari a un bidone da 25 litri. Cosa succede? Che vi verranno calcolati dopo capirete come i sacchetti che ritirate e che utilizzate durante l'anno. Vi verrà data una quota di 40 sacchetti. Questa qua sarà una quota minima di svuotamento. Vuol dire che se io svuoto 0 volte, ho comunque una quota coperta di 40 svuotamenti. Vi faccio la premessa: voi adesso siete a una produzione pro capite di circa 400 kg, che vuol dire più o meno che svuotate quasi tutti i giorni l'indifferenziata.
In questo caso vi faccio l'esempio su Cascina, che è il comune più grosso che ho fatto vicino a voi. Abbiamo utilizzato 40 svuotamenti di un bidone da 25 litri, che equivale al vostro sacchetto che avrete in dotazione. Questo non viene pesato, ma viene calcolato per volume. Cosa vuol dire? Che se io butto via solo questo spazzolino e lo butto all'interno di questo bidone, oppure prendo questo pezzo di plastica e lo butto qua dentro, è vuoto e c'è dentro solo quel pezzettino lì, perché ho buttato la plastica qua dentro e non è la plastica, perché è un oggetto, non è un imballaggio. Se questo bidone è vuoto e c'è solo quel pezzettino e lo espongo per strada, per me è pieno. Quindi io lo contabilizzo pieno per pieno. Cosa vuol dire? Vuol dire che il vostro sacchetto dell'indifferenziata non lo esporrete il giorno dell'indifferenziata, ma lo esporrete il giorno dell'indifferenziata solo se è pieno. Quindi ipotizziamo che arrivo, che il giorno è il martedì, sto facendo un esempio, non è vero, poi lo vedrete quando ci sarà il calendario. Se il martedì sostanzialmente avrò, diciamo così, il sacchetto a metà, lo metterò fuori la settimana successiva. E questo perché la motivazione, adesso vi farò vedere, su Riparbella ho avuto il risultato di questo genere. Riparbella è un comune particolare perché è molto simile a voi, ma è molto più complesso per il fatto che ho una zona molto estesa nella zona in fronte alla lepre o nella zona dalla Fagiolaia fino ad arrivare a Castellina, con una marea di strade, camping o villaggi fuori dal centro, dal nucleo abitato. Noi partivamo da una situazione come la vostra di circa 30% di raccolta differenziata. Dal primo mese siamo andati subito all'83%. Vi faccio notare il dato importante: la produzione in termini di tonnellate di secco. Loro facevano circa 750 tonnellate di secco all'anno, adesso 70. Questo in termini di vaini vuol dire che spendevano 7.000 euro al mese di scarica scapigliata, adesso spendono 700 euro al mese. Questo ve lo faccio capire perché è il punto fondamentale. Per ridurre la tari devo ridurre l'indifferenziato, punto. Non ce ne sono delle bacchette magiche o robe strane. A Riparbella siamo passati da 460 kg abitante a 41. Voi adesso siete a circa tra i 400 e i 500 kg abitante. Quindi si pensava, no, ma non si può nel bacino REA, è troppo difficile, e così via. Si è passato immediatamente dal 24 al 74%, 2174, adesso siamo oltre l'80% fisso. Allora, questo è un esempio vicino a voi, ma ce ne ho tanti. Sostanzialmente io seguo comuni molto grandi e adesso sto facendo sostanzialmente tutti i comuni della zona campana sopra i 100.000 abitanti o comuni come Cagliari e così via. Allora, vi faccio le domande e risposte frequenti, poi dovrei essere al tempo giusto per essere arrivato nei 15 minuti. Quali sono le domande, risposte frequenti? Dove si buttano le siringhe, aghi per l'insulina all'interno dell'indifferenziata, sempre col cappuccio? Nella raccolta della plastica va buttata tutta la plastica? No, abbiamo detto solo gli imballaggi, gli oggetti vanno nella frazione indifferenziata. Dove si conferisce la lettiera per gli animali domestici? In tre tipologie di materiale, dipende da che compostiera avete. Se è la compostiera di tipo sintetica, cioè quella che fa la palla di bentonite e va nell'indifferenziato, il mio consiglio è cambiare la lettiera, perché se voi avete questa lettiera svuoterete il secco tutte le settimane, quindi non potete abbassare la tari, ma vi aumenterà. Se invece io utilizzo la lettiera di tipo compostabile, la butto nell'organico. Se invece ho una lettiera di questo genere, la posso buttare nel water e si scioglie. Le deiezioni animali, quindi la cacca del cane o del gatto, vanno esclusivamente nel water o nell'indifferenziato. Dove si conferisce il tubetto del dentifricio? Nella plastica, perché è un imballaggio. Quindi quando io voglio capire dove va un oggetto, mi interessa il dentifricio o mi interessa il tubetto? Mi interessa il dentifricio, quindi è un imballaggio. Esempio. Mi interessa questa scottona che mi mangio quando è finita la riunione? O mi interessa l'imballaggio intorno di plastica? Anche questa qua che c'è, o anche se fosse di polistirolo, è un imballaggio. Quindi va negli imballaggi in plastica. Questo è un esempio che ho comprato apposta,
come questo. Quando è terminato il prodotto che c'avevo dentro, in questo caso gli ho dato una sciacquata ieri sera per non impuzzarmi, perché sono a Rosignana, qua la differenziata non la fanno, ci sono i cassonetti, ma io lo faccio lo stesso. Quindi cosa succede? Quindi tutti i contenitori di uso alimentare vanno sostanzialmente nella plastica. Questo vi ho fatto vedere, ho fatto una settimana presso il comune di Cagliari, in una settimana ho prodotto zero indifferenziata, in due. Quindi in realtà se io la faccio, dopo lo vedremo, quali sono le poche frazioni che vanno nel secco. Questa è una di quelle, che è la carta per alimenti, che in realtà sta sparendo, perché quasi tutte le carte per alimenti le stanno facendo di materiale o compostabile, che è quella tra virgolette che sembra carta paglia, oppure che sostanzialmente non è più carta plastificata, ma è una carta composta, quindi si può separare. Le bevande, il Tetra Pak, va sostanzialmente, adesso dopo ve lo diremo, però è una raccolta particolare. Adesso facciamo un esempio, così andiamo qua e guardiamo qua, scriviamo Tetra Pak Rea Ambiente. Io lo so, ma vi faccio vedere perché. Vado a cercarmi dove va il Tetra Pak. Perché? Perché è uno dei pochi poliaccoppiati sostanzialmente che è rimasto. Quindi nel nostro caso, sostanzialmente, questo materiale dove lo vado a buttare? Sandro, dimmelo te che sei bravo, che dopo ti dico se l'hai imbroccato. Nel multimateriale. Vediamo cosa dice Rea. Allora, il Tetra Pak è un materiale sostanzialmente complicato, perché... Allora, vedete qua, va nel multimateriale, ok? Perché ve l'ho fatto vedere? Perché nella slide, quindi bravo Sandro, ma ti spiego perché. Perché se io mi sposto di regione o di provincia, il Tetra Pak è una delle poche frazioni che può variare dove va. Ad esempio, se io mi sposto su Spezia, che è vicino a voi in un'ora di macchina, ho cambiato regione e va nella carta. Qua da voi invece lo buttiamo nel multimateriale leggero, quindi se avrò il contenitore di Tetra Pak, quindi del latte o del succo di frutta o del tavernello, quello che ne avete voglia voi, sostanzialmente questo materiale va buttato all'interno della carta solo togliendo il tappo sopra. Dove si gettano stoviglie in plastica e usa e getta? Vanno negli imballaggi in plastica. Anche in questo caso non bisogna stare lì a lavare il lavastoviglie, ma come avete visto, io ieri sera ho preso un pezzo di carne, ho buttato un goccio d'acqua nel polistirolo, non per lavarlo, come un altro esempio è questo yogurt che mi sono comprato sempre qua. E voi avete il vantaggio che questo coperchio, che è di alluminio, avendo il multimateriale leggero plastica e alluminio, posso buttarle insieme. Io sono in un'altra regione, abito dove c'è il vetro metalli, quindi devo separare questo e metterlo col vetro e questo nella plastica. Invece voi avendo plastica metalli, io ci ho buttato un goccio d'acqua per non impuzzarmi il sacchetto e li metto insieme e poi li butterò nella plastica. Il monouso in plastica ve lo dico semplicemente perché dal 1° di gennaio non ci saranno più in commercio, ma ci saranno solo materiali compostabili che posso buttare nell'organico. Posso buttare nei contenitori di vetro anche bicchiere e caraffe in vetro? Ben detto di sì, grandi quantità e grandi dimensioni no. In quale tipo di sacchetto può essere messo l'organico? In bioplastica, Mater B o in carta, quelli che vediamo noi. Rifiuti pericolosi come materiali di tipo aggressivo, fitofarmaci o prodotti per la pulizia, va sempre sciacquato il flacone prima di buttarlo via per evitare che rimanga il fondo e possa esalare. Dove si gettano capsule delle macchinette del caffè, le cialde? Queste vanno buttate, le capsule, nell'indifferenziata, eccetto quelle compostabili che vanno nell'umido, le cialde vanno nell'organico. Il mio consiglio che vi do è, quando andrò in tutti i comuni, sostanzialmente è meglio che usiate la moka perché costa di meno il caffè. E poi c'ho anche io le capsule, ma uso tutti e due. Ma per farvi capire, per me è un forte problema le capsule, perché io che faccio la differenziata fatta bene, più della metà della mia indifferenziata sono capsule per il caffè.
Quindi se voi fate un calcolo e siete in tre che bevono il caffè, vuol dire che in media voi vi fate dalle 9 alle 12 capsule al giorno, fate 10 capsule per 365, sono 3.700 capsule all'anno, solo un nucleo familiare, che è tutto che mi va in discarica. Se io utilizzo la moca, il fondo del caffè lo butto nell'organico, ha un forte potere di abbattimento dell'odore. È necessario togliere l'etichetta? No, quindi non devo togliere l'etichetta. L'olio da frittura, sostanzialmente appena c'è il centro di raccolta, ci sarà anche il posizionamento del bidone per l'olio da frittura. Questa è una cosa importante da dirvi perché se voi buttate l'olio da frittura nel lavandino, immaginate che 1 litro di olio da frittura inquina circa 1 chilometro quadrato all'interno del depuratore di acqua, quindi è molto dannoso. Vi salto un po', gli ingombranti non varieranno, quindi ci sarà il numero di re da chiamare, oppure quando ci sarà attivo il centro di raccolta si potrà portare anche il materiale in centro di raccolta dopo. Cosa fondamentale? Chi cambia elettrodomestici non è che deve chiamare Rea per fargli portare via il frigorifero vecchio. Quando io cambio il frigorifero, il forno, la TV, quello che ne avete voglia voi, qualsiasi materiale elettrico-elettronico nella fattura di acquisto pagato lo smaltimento del vecchio, quindi è importante che questo materiale venga consegnato al rivenditore. Vado al Trony, all'Unieuro, dove ne avete voglia voi a comprarvi il materiale. Non è vero che non ve lo ritirano perché l'avete già pagato lo smaltimento. Se guardate nella fattura c'è scritto contributo RAE assolto. Perché ve lo dico? Perché se lo data al rivenditore è gratuito, già compreso nell'acquisto. Se dobbiamo gestirlo noi, dobbiamo pagare la chiamata che viene fuori a prendervi il materiale degli ingombranti, che non è gratuito, e quindi aumenta la tariffa, aumenta il PEF. Nel caso di piccoli elettrodomestici, se devo buttare via il cellulare vecchio, non so dove buttare il carichino, eccetera, eccetera, in tutti i grandi centri commerciali o rivendite di elettrodomestici spazio superiore ai 400 metri quadri, c'è un box RAE come questo dove potete buttare via lampadina e piccoli RAE sotto i 25 centimetri gratuitamente. Le lampadine vanno buttate esclusivamente dal rivenditore o in questi box o al centro di raccolta, non possono essere buttate nella raccolta differenziata. Pannoloni per adulti e pannoloni per bambini. Ci sarà un servizio, avevamo detto l'altra volta che ci sarà un servizio supplettivo, ma l'abbiamo modificato in corso d'opera per riuscire a ridurre sempre di più i costi, dando comunque un servizio. Verranno posizionate 4 postazioni sul territorio, due sostanzialmente per casale e due per guardistallo di questo sistema che si chiama ID Box, che sarà strutturato sia per le utenze seconde case che devono andare via e quindi non possono rispettare il calendario, potranno andare qua, verranno identificate con una tessera e potranno conferire la frazione secca residuo. Questo è solo per l'indifferenziato. Quindi cosa vuol dire? Se la seconda casa sta lì tutta la settimana, conferisce secondo il calendario. Se se ne deve andare via per un'urgenza oppure quando va via non coincide con il calendario, può conferire il secco residuo qua dentro. Ovviamente tutte le volte che si svuota viene contabilizzato come uno svuotamento del secco. Questo qua invece verrà utilizzato anche per le utenze che hanno pannoloni, pannolini e traverse per poter conferire i pannoloni senza dover aspettare la raccolta del secco. Anche in questo caso si darà accesso 2 volte a settimana, quindi vuol dire che le utenze con pannolini, pannolone e traverse avranno 104 svuotamenti dei pannoloni più i 40 del secco. Buono, quindi dovrei aver finito. Quindi per adesso, se avete qualsiasi genere di domanda, sono a vostra disposizione. Se c'è qualche precisazione di Claudia o Sandro, e poi per la partenza del servizio verrà fatta, come abbiamo detto prima, partiremo il lunedì 14 dicembre. Dovevamo partire il 23, ma abbiamo posticipato il 23 di novembre a causa del Covid. Abbiamo tenuto un avvio più dilazionato, anche perché abbiamo dovuto distribuire porta a porta il materiale che vi sta arrivando a casa in questi giorni. Nei prossimi verrà pianificato la partenza della distribuzione
dopo il 23, e all'interno di questo troverete anche tutta la comunicazione cartacea sulla spiegazione della raccolta, il calendario e tutto il resto. Se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa, potete attivare il microfono e siamo a vostra disposizione. Una cosa che ci tenevo a dire è che sulla pubblicità che arriverà a casa, ora arriverà una lettera a tutti i cittadini di Guardistallo e di Asale, cioè, o meglio, tutti coloro che pagano la tariffa Tari, dove viene spiegato anche da parte di Rea questo servizio nuovo, e soprattutto abbiamo condiviso con Claudia e ottenuto da Rea che una parte della pubblicità venga stampata anche in caratteri più grandi, soprattutto per le persone anziane, perché comunque almeno riescano a leggere bene e accedere bene a tutte le informazioni. Ci sarà un numero dedicato poi di Rea, che comunque sarà trovato nella pubblicità allegata, per qualsiasi dubbio o chiarimento in corso d'opera. Allora, rispondo velocissimamente. Allora, dopo la domanda per i cestini, non so se l'hai vista nella chat, Claudia, ora guarda che così ce l'hai. Allora, Claudio Mistre, allora, i sacchetti non conformi e non ritirati, dovremmo riaprirli e togliere le cose sbagliate. Allora, vi faccio capire come funziona la non conformità. La non conformità sarà all'inizio per la non conformità palese, non è che vi vanno lì a guardare la cartina, è ovvio che se io nel vetro ci metto l'umido, non ve lo raccolgono, mettono un adesivo e rimane lì in modo tale da farvi capire. Idem per il posizionamento dei materiali. Cosa vuol dire? Che verranno concordate specialmente per le case sparse, che non sono tante, ma comunque delle postazioni dove posizionare e riprendere i materiali. Cosa vuol dire? Che se io ho 100 metri di strada interna, adesso su Casale Guardistallo ci saranno pochissime aree di prossimità che metteremo sui due comuni, solo in aree molto complicate da raggiungere, vuol dire che quasi tutte le utenze avranno la raccolta in prossimità della propria proprietà. Ma se io ho 1000 metri di strada interna, la proprietà non entra dentro il camion. E faccio un esempio che riguarda sia Casale che Guardistallo. Claudia, ricordami il nome lì di dove sono andato oggi. Ricrio. Ricrio. Sono sostanzialmente, non so, hanno una ricettività, oggi ho fatto il calcolo con la titolare, di circa 120 posti a dormire quando sono al picco, verranno conferiti in una postazione unica. Cioè, non è che il camion entra dentro nelle colline in una strada privata all'interno della proprietà. Quindi in questo caso sostanzialmente i casi particolari verranno diciamo risolti ad hoc. Allora, Chiara, a Guardistallo in via Raffanelli l'umido lo ritirano? Sandro, a via Raffanelli, non mi ricordo, è il centro storico fuori? Sì, fa parte dell'agglomerato urbano, fa parte okay. dell'agglomerato urbano. Solo, allora, quando si parla del ritiro fuori dall'agglomerato urbano, logicamente sono le strade vicinali, le strade di campagna, le strade bianche, ecco, chiamiamole così, oppure la strada si va da Guardistallo, si va verso Cecina. Quindi la parte che va verso il monastero, ecco, per capirsi, che Dopo ti sono faccio vedere un esempio su Maps, che così hanno un'idea anche loro. Allora, aspetta un secondo. Altre domande che c'erano in epoca Covid, ci sono differenze per il conferimento di rifiuti? Le stoviglie in ceramica rotte vanno nel secco. Allora, Rita, non ho capito cosa intendi, cioè per il conferimento di alcuni rifiuti. Spiegami che cosa Ma dico. sì, sono Rita. Dimmi. Ciao, ciao. No, intendevo, per esempio, tu prima hai fatto l'esempio del pezzo di Scottex che usi per asciugare le mani e in epoca normale andrebbe nell'umido, però adesso posso buttarlo Va nell'umido. comunque. Ah, ti Cioè, spiego. perché mi sono giunte delle No, notizie ma tipo. che così ti do un'idea, Rita. Allora, se io prendo Sandro intero e lo metto nell'impianto di compostaggio, non rimane più niente. Sì, quindi non c'è Quindi la problema. questione è Ok. la tematica legata a quello che ti spiegavo, non è tanto per il COVID, ma ti faccio un esempio, perché le deiezioni animali non possono andare nell'umido?
non è per, è per escherichia coli. Quindi il problema è che se io ti mando in un impianto di compostaggio anaerobico e metto me e Sandro insieme buttati nella vasca perché abbiamo rotto le scatole a qualcuno, non ci trovano più da quel digestore. Quindi il meccanismo è, ti sto solo spiegando, che solo in casi particolari dove io ho utilizzato, ipotizza, dei detergenti o roba, è come se tu buttassi il vetril all'interno della compostiera. Dopo sì, non è che quell'organico che mi esco posso usare una gerania, sennò certo, ti escono con gli occhi, tipo quelli di Chernobyl. Bene. Forse anche una cosa da chiarire, che in periodo Covid chi viene risulta positivo o chi è in quarantena, viene segnalato dal comune, il REA viene organizzato un ritiro di 2 volte a settimana direttamente a casa in una confezione sigillata e viene ritirato direttamente a casa. Quindi questa, cioè, forse non vi è arrivato a tutti, okay, ma vi posso garantire questo materiale qua, Sandro, per fare una precisazione così capiscono, va direttamente a, come indifferenziato. Quindi il meccanismo alle utenze, se dovessero esserci dei contagiati Covid, sperando che adesso, grazie a Dio, ci vaccinino, cosa succede? Che per queste utenze qua c'è questa raccolta a parte, che viene fatta, questo materiale va diretto, diciamo così, all'impianto di incenerimento o di discarica. Quindi un soggetto che è positivo al Covid mette tutto in un sacchetto, non fa una raccolta differenziata. Bravissimo, ovviamente. Signora, io sono positivo al Covid, tutte e 5 in casa mia. Noi 5 facciamo, non facciamo differenziata in questo momento, certo. Stiamo mettendo tutto in una busta. Abbiamo una fornitura di scatole con dentro un sacchetto di plastica, mettiamo tutta la roba dentro il sacchetto di plastica e chiudiamo questa scatola, logicamente con i guantini, e poi questa scatola viene, l'addetto di Rea, tutto scafandrato con i guantini, prende la scatola e quella segue una sua strada differente dalla spazzatura normale. Okay, non c'ho niente da nascondere, no, lo sanno tutti. È giusto per sapere. È solo per spiegarti che la raccolta, diciamo, Covid è uguale in tutta Italia. Quindi, nel caso che tu abbia un qualsiasi soggetto positivo, che non vuol dire malato, però diciamo che sia portatore, per evitare problematiche, questo è più che altro per gli operatori, non è tanto perché quella roba lì non è riciclabile, è semplicemente per evitare qualsiasi contatto con gli operatori, viene buttato nella fase di positività ai tamponi e nell'indifferenziato. Basta. Va bene. È come se fosse una raccolta dei medicali per l'ospedale. Sì, sono rifiuti speciali. Speciali anche in quel caso lì, poi dopo è difficile spiegare. Speciali vuol dire prodotto da un'impresa. Quindi se io ho l'umido del bar della piazza di Guardistallo, è speciale. Quello di cui parli è rifiuto pericoloso. Quindi i rifiuti si dividono in urbani, che sono i tuoi di casa, e gli speciali che sono delle aziende. Okay. Quindi nel mio caso quell'umido del bar è uno speciale assimilato all'urbano, perché glielo colgo io comune. Quelli invece i medicali sono considerati pericolosi. Allora, poi c'era, poi mi avevi detto alle stoviglie in ceramica rotta. Sì, piatti rotti. Però ti ripeto, a meno che non litighi tutte le sere col marito. No, è giusto, una tazzina rotta. La tazzina rotta è perché è un materiale non riciclabile, quindi se io ce l'ho in terracotta, in ceramica, è una delle poche cose che non possiamo riciclare. Si riciclano. E quindi vanno in differenza. Scusami Stefani, c'è una domanda per me, vedo da Alberto Lessi, la stavo leggendo. Sì, l'ho letta anche io, per quello che ti ho detto che dovevi guardare te. Allora, niente, sì, questi sono i cestini, quelli appunto per, non so, la carta del gelato, piuttosto che, ciao Alberto, non so se mi stai sentendo. Niente, dicevo, quelli stiamo già provvedendo al ripristino di questi cestini, chiaramente saranno, diciamo, avranno un piccolo coperchio perché impediranno, per impedire appunto che sacchetti più grandi di rifiuti possano essere buttati dentro questi piccoli contenitori, perché magari nel momento in cui verranno tolti bidoni, cassonetti, eccetera, magari questi piccoli cestini potrebbero essere, no?
anche utilizzati in maniera impropria per i sacchetti dell'indifferenziata. Quindi sì, le rimetteremo, assolutamente stiamo già provvedendo, però con un piccolo tappo, insomma, giusto ci passa giusto la mano per poter gettare la carta del gelato. Un riduttore di accesso, un Un riduttore riduttore, d'accesso. perché la gente ci si infila, ecco, quindi sì, peraltro purtroppo è già successo di aver trovato sacchetti della spazzatura all'interno di questi piccoli cestini. Sì, ma quello è un caso, ma dopo ve lo dico già in anticipo. Allora, in realtà vedete che i vostri comuni sono molto positivi anche dal punto di vista della comunità, quindi avrà molto meno problematiche che da altre parti. Questa roba dell'affiancamento ce l'hai più su città o roba del genere. Allora, per fare un esempio della questione delle prossimità, così faccio un esempio. Questo è un esempio, la Cerretella è un caso di guardistallo su Casale. Ce n'è un'altra che poi ti faccio vedere, ma i casi in tutti e due i comuni saranno 2/3. La problematica in questo caso, vediamo se c'è lo street view, ma vi faccio capire, è uno, appena a un certo punto la strada si biforca e qua c'è una strada che entra, ok? Che è via, adesso non mi ricordo, Cervetelle. questa qua. No, ma quella che è qua ha un altro nome, via della. Boh. E arriva su quella casa qua in fondo che mi avevi detto te, quel podere alta vista, quello là in fondo. Ah, in questo caso cosa vuol dire? Primo, c'è una piccola problematicità nel passaggio. A un certo punto c'è una strettoia, che adesso non mi ricordo più dov'è. Vuol dire che questi sono di casi particolari, cioè dove io devo fare magari 4 km per raccogliere due, è conveniente solo in questi casi particolari fare delle zone di prossimità. Sul caso di Casale, se ti ricordi, abbiamo visto Claudia, ma era solo per Abbiamo farne visto le venelle, in fondo alle venelle, per tutti una. coloro che sono in fondo alle venelle. Allora andiamo a vedere un esempio che era le venelle, che com'è che si chiama? Ok, Le venelle, via delle venelle, comunque la trovi con via delle venelle. allora in questo caso, che è un altro caso tipico che ve lo faccio vedere per farvi capire come vengono studiate le prossimità, se io arrivo dalla strada principale, ok? Vediamo se Street View c'è qua, arri si arriva a una biforcazione. Ok, dove da una parte c'è la strada chiusa, ma è molto lunga, quindi anche in questo caso poi è sterrata. Quindi io per raccogliere 3 case dovrei perdere mezz'ora col camion. Quindi solo in questi casi molto particolari e sparuti si vedrà di mettere delle prossimità nascoste con l'accesso solo a queste utenze, ma tutto il resto del comune avranno, diciamo, la raccolta diretta. Com'è che era quello là, il ricrio, giusto, da qua. L'esempio del ricrio, che non è questo però, via, dimmi la via di com'è lì. Via della camminata est, credo. È metà est, credo. Vabbè, no, dimmi come si chiama la locanda, Claudia, quella che c'è. Le giunche, le giunche. Le giunche, sì. Le giunche lo trovo. Ok, buono. Quindi questo è per farvi un altro esempio. Io qua c'ho tutte le ville di Ricrio e quindi le vedete qua, Villa Basso, Villa Ricria, Villa Camperi. Ci sono due cessi, uno di sotto guardistallo, l'altro sotto Casale. Adesso la problematica qual è? È che, così capirete, bisogna far sì che le raccolte non siano sulla strada principale, perché questo è l'esempio classico. Se io vado a posizionare la raccolta vicino all'accesso. Adesso il cassonetto è qua, così capite al volo. Se l'accesso ce l'ho qua e io ho un cassonetto che adesso è posizionato da questa parte della strada, ho una forte problematicità perché ho un affiancamento e un abbandono, perché l'abbandono viene fatto in particolar modo se voi li vedete sia su Casale, su Guardistallo, ad esempio, sul rettilineo che va
su da Robin Hood, oppure prima di entrare su Casale sulla destra. Ci sono varie postazioni che sono sempre quelle diciamo, soggette ad abbandono. Gli orari per lasciare i bidoni e i sacchi in strada, adesso poi lo vedrete, ve la semplifico e in parole povere dovrebbe essere un dopo cena l'esposizione o con un lasso di tempo che sarà comunque sempre prima delle 5 o delle 6. Il turno di raccolta partirà alle 6 di mattina, quindi vuol dire non state a guardare quando passano dalla vostra via, ve lo dico in anticipo, perché io in molti comuni ho le utenze che aspettano, cercano di lanciare la roba nel camion. No, il te ridi, ma guarda che quando sono giù in campagna c'è la signora che scende col sacchettino. No, perché dopo io mi lamento, chiamo il Sandro o la Claudia in comune, ah ma io non me l'hanno raccolta, ma l'hai messo dopo? No, quindi il materiale va sempre esposto la sera prima del giorno di raccolta. Questo lo vedrete perché il calendario esporrà il giorno di raccolta, non di esposizione. Vuol dire che se c'è scritto martedì umido, io lo devo mettere lunedì sera. Dopo, lo scriveremo a carattere cubitale, però dopo che non ve lo ritirano due volte, imparate subito, fidatevi. Altri dubbi, domande, qualsiasi cosa? Se no dopo vi lascio andare a mangiare. Sì, sì, Chiara, la zona del Montereo è tutta coinvolta porta a porta. Allora, l'ho chiesto perché a Cecina ci sono stati problemi di questo tipo in quanto riguarda lasciarli in strada. Non ho capito cosa intendi, Chiara. Ma questa è un'altra persona. Anche Chiara Mistra. Claudio Mistra, scusami. Allora, il Montaleo l'hai vista, quella è la zona del Montaleo, vero? Sì, l'ho visto. Ma non c'è problema lì. Ci sono delle... Allora, Claudio, ti do un'idea. Allora, non prendere Cecina ad esempio, perché Cecina non c'entra niente con la raccolta che faremo da noi. C'entra zero. Ti faccio capire perché. Allora, sostanzialmente noi facciamo una raccolta uniforme su tutto il territorio. Cecina è divisa in tre zone, dove io ho i palazzi col porta a porta che scaricavano tutto su Fagiolaia e su Riparbella. Quando abbiamo tolto i cassonetti, magia, la roba è tornata indietro. La marina di Cecina al porta a porta, il centro di Cecina e i cassonetti. Ti faccio la domanda da Marzullo. Fatti la domanda e datti la risposta. Secondo te dove va il sudicio della marina? Va nel centro. Vedi che mi hai risposto anche tu. Quindi sostanzialmente se tu fai i sistemi disomogenei, il sudicio si sposta, tecnicamente viene chiamato turismo del rifiuto. Quindi quello che ci sarà è che adesso ci sarà un effetto domino in cui tutti i comuni, una volta che il primo parte, che è Riparbella, passano a questo sistema. Non solo perché è migliore, dopo lo vedrete, dopo le prime 2 o 3 settimane è una stupidata, e si risparmia sul piano economico, ma anche per effetto domino, perché sennò mi becco il sudicio dei comuni vicini, che mi sposto. Quando ho fatto Spezia siamo partiti con un comune, nel giro di un anno tutta la provincia è passata allo stesso sistema. Se tu sei a Pisa devi prendere l'autostrada per trovare il primo cassonetto, quindi diventa scomodo. Scusami, Stefano, quello che ti stava chiedendo Chiara Camerini è questo, capisco perché io conosco comunque il territorio, no? Allora, lei si trova nella zona del Montaleo, perché sì. C'è una strada che è via del Montaleo principale, dove ci sono case a destra e a sinistra, però sempre nella stessa zona del Montaleo, per accedere ad alcune case deve accedere dalla strada principale sotto, che è via Cecinese, no? Poi sali la collinetta e ti addrenti dentro nel colle del Montaleo e trovi queste abitazioni. Se tu vai su Google Maps, no, ma te lo sto mettendo così guardiamo insieme. Così vediamo esattamente qui, perché dice ok, Cecinese qua. Ecco, allora tu vai su via Cecinese, però qua via Cecinese qua, via del Montaleo. Aspetta, via del Montaleo. No, mi devi andare verso l'ingresso del paese di Casale Marittimo. Via del Montaleo. No, aspetta, potessi vedere. Allora, più piccolo, via del Montaleo, È qua, guardalo qua, via Cecinese. Ok, è ancora più alto.
L'ingresso del paese, sai dove c'è il campo di Tamburello? Sai dove è la zona? Insomma, guarda che qua c'è il distributore. Ok, vai ancora verso il paese di Casale. Sta qua. Superalo, superalo ancora, ancora, ancora. Fermati, fermati, fermati. Allora, qui c'è Via della Madonna, no? Via della Madonna, lo vedi? No, no. Via dei Tramerini, Via della Madonna, ok. Ok, qui vedi? Via Cicinese, una strada che entra dentro il colle. Ok, entra. Esatto, così. Perfetto. Lì ti giri, ecco, no, ecco, questa strada qua. Questa strada. Però è una strada chiusa questa. E dentro però ci sono tre abitazioni. In cima a questa strada ci sono tre Vabbè, abitazioni. ma guarda che questa qua fa niente, cioè, intanto che è pubblica non è un problema. Quindi voi arrivate fino su a raccogliere? Questa qua adesso sostanzialmente è questa la casa che mi dici? Sì, è quella. Domani mattina prima di andare via vengo a fare un salto a controllare, ma la macchina ci passa? Anche in questi casi qua, dopo lo vedremo, poi adesso, tanto per dare una risposta Aspetta, scusami un attimo Stefano, stamattina Federico Rea mi ha detto, Federico Bolognese mi ha detto sì, facciamo tutto, però effettivamente il dubbio di quelle tre case. Allora, che così Chiara rispondo che così intanto ci sei. Allora, vi do un'idea. Allora, adesso è un'introduzione in linea di massima. Queste cose le vedi quando si parte, quindi cosa succede? Voi le prime 2 settimane, non è che partiamo il 14 e il 15 non ci sono più i cassonetti, ve lo anticipo. Ci saranno 10-15 giorni di decassonettizzazione che partirà dalle parti più esterne del comune fino ad arrivare a quelle più interne. Questo servirà per far sì che nel caso di problematiche o problemi come questo qua, viene visto immediatamente. Io poi dopo sarò qua sul territorio. Adesso la mia attività servirà di più a gennaio e febbraio, però qualche giorno vengo giù durante la settimana del 14, che così do una mano a Federico e agli operatori per correggere gli errori all'inizio. Cosa vuol dire? Ipotizza che c'è un problema, che una via non viene servita, io ho ancora i cassonetti. Primi 10 giorni, non è che non so più dove mettere la roba. Quindi intanto inizierete e vedrete che è molto semplice, molto più comodo. Però nel caso di problemi, quei 10-15 giorni lì dove c'è il doppio sistema ci serve per correggere queste problematiche ad hoc. Spero di averti risposto. Altre domande? Ok, agriturismo le fornacette che prima parlavate, prima dell'inizio, non c'è più domande, niente, tutto chiaro. No, diciamo che dovessi dire anche Stefano, però, che la parte legata alle attività Alla commerciali è proprio commerciale, allora glielo dico, da visto che ci sono anche questo. loro, facciamo, allora, in realtà ci saranno degli incontri dedicati. Allora, il meccanismo è, adesso faremo. Allora, Claudia, dopo ti rispondo per la compostiera. Per le utenze commerciali faremo degli incontri su Zoom ad hoc perché le vostre problematiche sono un po' diverse, ma poi tanto non siete tante, quindi poi dopo quando partiamo, specialmente la settimana del 14, io 1 o 2 giornate me le utilizzo per farvi passare uno a uno. È ovvio che per dire a dicembre non siete tutti aperti, quindi per quello che vi dirò che l'attività sarà più sul 2021 perché inizierete a aprire di più. Adesso vedremo questa roba del Covid, però è ovvio che saranno più aperte le utenze verso Pasqua. Quindi prima di Pasqua si cercherà di fare un'attività, quindi da gennaio-marzo, per verificare le problematiche diciamo delle singole utenze di tipo commerciale. Comunque, ora tutti gli esempi, quando ho portato Sandra e la Claudia a vedere la Riparbella, se voi avete dei dubbi in questo mese qua, fatemi un salto a Riparbella, che è qua vicino. E vedrete che non ci sono sacchetti in giro, le utenze sono tutte belle ordinate. Andate a vedervi a San Martino il relè che c'è lì, la regola, Caia Rossa, sono tutte utenze che sono anche abbastanza fighette. Il meccanismo qual è? Prima a San Michele io avevo un sudiciume totale in tutti i relitti della vecchia strada, perché le utenze andavano lì e scaricavano tutte per terra. Al cassonetto che c'è dopo la rotonda dei Casoni, dopo passata la ferrovia, c'era sempre un disastro. Andate là, vedete che è tutto pulitino, perfettino. Questo perché?
perché quando la roba è vicina al cassonetto, al massimo è il problema di chi ci abita vicino, ma a me non frega niente. Quando l'utenza conferisce di fronte alla propria utenza, quindi di fronte al proprio cancello, magia, tutti i bidoni sono puliti, perfetti, tutto a posto e tutto ordinato. Questo è un po', diciamo, perché noi siamo italiani, quindi diciamo ci teniamo un po' al nostro, un po' meno all'aspetto della società. Però così vedrete che si crea una responsabilizzazione della singola utenza e poi nel medio periodo, quindi vi ho parlato 2021, 22, 23, ci sarà una riduzione di tipo personale per chi farà più sudicio, non si abbasserà la tariffa, ma vedrete che la maggior parte delle utenze avrà una riduzione nella tariffa. La domanda che mi ha chiesto Claudio Mistre, chi è la Claudio, sei di Guardistallo o Casale? Casale. Allora, due opzioni: le utenze fuori dal centro abitato che avranno la compostiera obbligatoria, le daremo adesso, e questo, diciamo, Sandra sarà un po' più malcontento, ma loro ce l'avevano già, quindi quelle della Claudia sono un po' più belline. Sì. Quindi adesso ci dorme Sandra, meglio il gatto in quella di Asale. Sì. Sandra Rosica. Allora, dorme meglio il gatto. Sono uguali, cioè cambiano solo esteticamente, ma sono di circa 300 litri, quindi chi ce l'aveva già a Guardistallo, quella di Casale, sono quadrate invece che, diciamo, rotonde. Cosa succede? Che se tu ce l'hai e fai la richiesta di riduzione, ovviamente ridai indietro il bidone dell'umido. Quindi la riduzione non è legata all'utilizzo della compostiera, cioè al fatto di avercela, ma al fatto della rinuncia del conferimento dell'organico. Quindi se sono fuori dal centro abitato e alla compostiera, la riduzione è automatica, perché non ho il servizio dell'umido. Se invece sono lì nella zona che mi ha fatto vedere la Claudia, la domanda sulla via da vedere, che è servita dall'organico, e chiedo la compostiera, devo rinunciare all'umido per ottenere la riduzione, perché molte delle utenze che avevano la compostiera non ci buttavano tutto l'organico, ma ci buttavano solo le frazioni non deperibili. Quindi sostanzialmente se io ho l'umido va tutto dentro, eccetto i materiali di difficile deperibilità come le cozze o l'osso della fiorentina, che in questo caso, se io ho l'umido e ho questo bidone marrone, lo conferirò nell'umido. Nel caso che io abbia la compostiera, cozze, mitili, vongole, osso della fiorentina, la butterò nell'indifferenziata. Però in realtà lo scarto della carne, oppure l'esempio è, io ho frazioni, faccio un esempio, questo è un pezzo, uso sempre i miei esempi, li ho tenuti di ieri sera, di materiale, questo qua è un pezzo di bistecca, diciamo non finita. Cosa succede? Questo materiale va comunque nella compostiera. Dopo faremo una sessione per chi ha sostanzialmente... Sì, Claudio, ci sarà la riduzione, se te ce l'hai già, verrà fatta. L'unica cosa che cambia è che non è correlata al possesso della compostiera, ma alla rinuncia della frazione organica. Io ho visto dei comuni, tipo nello Spezzino, dove su 5.000 utenze avevo 1.000 utenze con la compostiera. Sono andato a vedere, se andava bene, c'era la cuccia del gatto dentro, non c'era dentro l'umido. Quindi la correlazione dello sconto è legata non al comprare la compostiera, ma a buttarci dentro l'umido. Basta. Certo. No, ecco, in più tu vedrai, per il fatto che tu la fai già e fai il terriccio, il fatto che utilizzerai il sottolavello areato che non avevi, più il sacchetto di carta, in realtà ti assorbe, ti toglie l'umidità all'interno della compostiera, quindi il prodotto ti viene fuori meno impaccato di quello che hai adesso. Quindi ha un'accelerazione anche dal punto di vista qualitativo. Una cosa per Guardistallo, visto che abbiamo le compostiere vele brutte, no? A noi garbano tonde, o cosa vedevo fa? Allora, così? no, a parte gli scherzi, abbiamo spinto tanto, ci sono 280 compostiere attive. Vorrei dire che appunto il sistema dei sconti cambia, come ha detto Stefano, però ci sarà anche un momento in cui la gente, quelle delle campagne, dovranno adottare per forza la compostiera,
per quelli che ce l'hanno nei centri abitati dovranno scegliere. Se scegliessero di non fare più la compostiera, o perché il gatto non gradisce la compostiera tonda e vorrebbe avere la via sale, o perché non gli fa più voglia di farlo perché vogliono essere comodi, avere il ritiro dell'umido, sono tenuti a riconsegnare la compostiera che è stata data in comodato d'uso gratuito. Quindi quella è proprietà del comune, data in utilizzo, in uso gratuito, temporaneo, e quindi se qualcuno la dovesse poi rivoler dare indietro, contatta l'ufficio tributi, riconsegna la compostiera e gli viene rifatto il ritiro dell'umido, logicamente in paese, non nelle campagne. Allora, hai fatto bene Sandro a dirlo, perché la stessa cosa è valida anche per i mastelli. Esatto. Cioè, i mastelli non sono vostri, i mastelli sono del comune e sono correlati alla vostra utenza tari. Cosa vuol dire? Che se io vendo l'immobile devo restituire la dotazione, perché in realtà la nuova utenza tari, non è che io glieli do, glieli lascio, perché lui dovrà iscriversi a ruolo all'ufficio dei tributi. Vi faccio solo vedere al volo le due compostiere, così avete È come dire se sono lo scuolabus, è come dire che fosse il mezzo che ritira la spazzatura, è come dire un computer del comune, ecco. Allora, queste sono non facciamo commenti sulla differenza di queste due. Allora, così vedete la dotazione, bellissima, bellissima. Entrambe le compostiere sono da 300 litri, quindi l'unica differenza che c'è fra le due, che così le vedete, è solo entrambe hanno l'inserimento della frazione organica sulla parte superiore. Poi faremo una sessione solo sull'umido, in modo tale che abbiate un'idea di qual è la differenza tra come si fa il compostaggio e come, tra virgolette, dovrebbe essere fatto. Cosa succede? Che la frazione organica, poi lo vedremo nel dettaglio, Claudio lo sa, non è che la compostiera è un vaso magico che butto l'umido e esce il compost, ma va movimentata, va smossa con la vanga nei periodi invernali, tipo già adesso sostanzialmente avete uno sballo molto forte, perché oggi faceva caldo ma di notte va giù, quindi sotto i 7 gradi la compostiera non funziona. Quindi vuol dire che 3-4 mesi all'anno io posso continuare anche a mettere l'umido, ma se non la smuovo non funziona, non bisogna mettere le polverine o robe strane. Dopo lo vedremo, basta mettere, bravissimo quello che hai detto. Claudio, però quando facciamo l'incontro devi fare la tua, ti uso come cavia, che così ci fai la tua testimonianza. Vabbè, quindi, volentieri, volentieri, lo sai. Io no, ma Claudio... Claudio Mistra, no? Claudio Mistra. Che è un tuo concittadino, quindi, e lui l'ha già presa per i cavoli suoi. Quindi in realtà quello lì ci serve come testimonianza, perché metti che per dirti, Sandro sa di chi sto parlando, e diciamo sostanzialmente io posso essere di guardistalla e dico che non ci può andare il resto di carne del pesce perché vengono i topi e non si può e così via. No, la tematica è che se vengono i topi o puzza, non sto facendo sostanzialmente il compostaggio, ma sto mandando in putrefazione l'umido. Quindi quello che devo fare sostanzialmente, come ha detto Claudio, fare livelli vari di materiali, quindi devo metterci un po' anche la carta, in questo caso sporca, che ho usato per pulire la padella, eccetera, eccetera, va mescolato con la vanga o con un bastoncino, eccetera, eccetera. Se io invece continuo a buttare l'organico e non faccio queste operazioni, succede che il materiale va in compressione, quindi schiaccio il materiale, sotto tolgo l'ossigeno e il materiale non composta ma va in putrefazione, quindi è quello, è come la concimaia. La concimaia è un compostaggio di tipo anaerobico, cioè senza ossigeno, è per quello che puzza. Se invece lo smuovessi questo materiale, in realtà non riuscirebbe a generare la putrefazione perché è areato. Allora, ho avuto una
Ho avuto una domanda privata alla quale risponderò però pubblicamente, nel senso che verrà servita dalla raccolta anche via del Poggio, dove verrà realizzato il centro di raccolta Casale. Allora, via del Poggio verrà servita regolarmente, è una via lunga, eccetera. Poi per quanto riguarda le piccole stradine che entrano a destra e a sinistra, ci sarà questo periodo, immagino, di adattamento, come per quanto riguarda le Cecinese, Chiara Camerini ha fatto la domanda prima. Questo è quanto. Per quanto riguarda invece il centro di raccolta Casale, non verrà realizzato nessun centro di raccolta, ma abbiamo questi due ID cover che ha presentato prima Stefano Ambrosini, che sono questi cassonetti intelligenti dove viene appunto inserita la tessera che prenderete in dotazione, vi daremo noi ad ogni nucleo familiare, e chiaramente su richiesta, e niente, per sopperire le problematiche del problema di non poter rispettare a volte il calendario, eccetera, eccetera. E verrà fatto però un centro di raccolta nel comune di Guardistallo, questo sì, è già praticamente già in progetto. Realizzazione, hanno già iniziato a muovere le mani. Mettiamola così. Allora, inizialmente sarà un centro di stoccaggio, ovviamente, perché di smistamento, ma poi nel più breve tempo possibile, ce la stiamo mettendo tutta, diventerà un vero e proprio centro di raccolta dove potranno essere conferiti anche gli ingombranti, no? Gli ingombranti, tutte queste. Quindi, e questo secondo me lo si disse all'altra riunione, al primo incontro pubblico, è un risultato eccezionale, no? Perché finalmente, a parte che ovviamente si potrà continuare anche a chiamare da casa per le persone impossibilitate ad andare a conferire, quindi magari verranno a prendere come fanno adesso gli ingombranti a casa, ma le persone che vorranno magari caricarsi sulla macchina il materasso piuttosto che la lavatrice no, perché devono smistare, come ha detto bene Stefano, deve essere smaltita tramite gli altri sistemi, però insomma per tutti gli altri ingombranti potremo andare al centro di raccolta di Guardistallo, che sarà posizionato, verrà un ottimo lavoro veramente eccezionale, e verrà posizionato dietro il cimitero, praticamente dove c'è il magazzino ora, dove c'è il cimitero comunale. Diciamo il centro di raccolta di Guardistallo è Casale. Va bene, perché a Casale non farete centro di raccolta, non farete, certo, perché ti era andato via l'audio, non ci sarà centro di raccolta. Il centro di raccolta di Guardistallo è Casale. Abbiamo identificato un'area di proprietà del comune di Guardistallo e insieme alle due amministrazioni realizzeranno questo centro di raccolta. Il centro di raccolta non è una discarica, non è un tugurio, non è il tappeto dove si nasconde la spazzatura sotto, è un posto che verrà realizzato con massima efficienza e massima tecnologia, proprio per aiutarci a gestire i nostri rifiuti, trasformarli il più possibile in materie prime, rivenderle al miglior prezzo e gestire con questo la vita della gente, semplificandola, è uno strumento di vita, non una discarica. Questo lo voglio dire, non si fanno discari, non si fanno tuguri, non si fanno buchi magici. Esatto. Io, niente, mi dice assolutamente, questo va puntualizzato, perché si pensa veramente alla discarica, no, questo è veramente un centro di raccolta. No, sarà anche un bel posto, secondo me, poi da far visitare alle scolaresche, da far vedere come viene gestito, vorremmo puntare proprio al massimo efficientamento anche tecnologico e anche la visione che non sia un posto che deturpa il paesaggio, ma anzi che sia completamente inserito all'interno del paesaggio e che serva anche però a migliorare la vita di tutti. Certo, io vedo che a un certo punto dice Claudio Mister, no? Noi siamo ecologisti, ecco, stiamo per diventare tutti, praticamente. Tutte e due. Bravo, tutti. Claudio. Stiamo per diventarlo, ecco. Questo è. E prima, voglio giusto dire l'ultima cosa, è importante, prima nella intro Stefano Ambrosini ha fatto dei piccoli riferimenti, ora magari vi saranno sfuggiti, a noi no, perché ci stiamo lavorando veramente da mesi a tutto questo percorso, ed è stato un ottimo traguardo da tutti, cioè veramente siamo qua e non vediamo l'ora di arrivare al 14 di dicembre, no? Alla data proprio di avvio, di partenza del servizio, perché
Innanzitutto, dal punto di vista ambientale, veramente, no? È doveroso, a parte che dobbiamo per legge raggiungere questa percentuale di raccolta differenziata che noi siamo, dalla quale siamo lontanissimi, lo ripeto, ma la raggiungeremo, la supereremo. E poi c'è l'ordine e il decoro urbano, e questa è un'altra cosa fondamentale perché andremo a togliere questi cassonetti, questi E questa è la tua deformazione professionale. La mia deformazione professionale da stradale aumentano i posti auto. A me aumenteranno anche i posti auto, perché Per siamo messi forza. in difficoltà. Ritorneranno, poi facendo i depuratori, torneranno anche i granchi lungo i fossi, per dire come l'aceto la qualunque, no? Ecco, un po' una cosa del genere. Vabbè, poi l'ultima cosa, appunto, dicevo, quello che ha sottolineato Stefano Ambrosini, ed è questo il vero risultato, che è quello che è il risparmio, no? Quindi poi con la corretta tariffazione per nucleo familiare, il risparmio che vedremo, è vero, nel 2022, nel 2023 è vero, però abbiamo ottenuto con questo nuovo piano industriale un risultato eccezionale. Va bene. E questo grazie a Stefano Ambrosini, grazie al nostro segretario comunale, ogni incontro io non mancherò di ripetere queste cose. Perfetto, allora intanto siccome volevamo fare mezz'ora, abbiamo fatto un'ora e mezza, quindi siamo già largamente fuori ogni soglia di tolleranza. Rimessa in frigola, la rimessa in frigola bistecca, perché Allora, Claudio ti ho mandato, sì, il messaggio l'ho mandato a te, così ti ho lasciato i contatti, che poi dopo magari ci sentiamo per il compostaggio, che così ti faccio anche parlare dalla tua esperienza per i prossimi incontri. Allora, intanto vi ringrazio di essere stati presenti. Per tutti quelli che guardano il video, ripeto, perché poi tanti dopo le slittano, quindi vanno alla fine per vedere cosa si dice. Ricordatevi di mettere i commenti nel video qua sotto, in modo tale che poi dopo per le prossime riunioni, adesso ne faremo ancora varie prima di arrivare al 14, più quelle dedicate alle commerciali, verranno sempre avvisati tramite i canali social dei comuni, avvisi. E come ha detto prima Claudio e Sandro, sui canali anche WhatsApp ufficiali, eccetera, eccetera. Se avete domande, mettetele nei commenti nel video qua sotto, in modo tale che poi nel prossimo incontro Ecco, nel di... video originale, perché logicamente il Comune di Guaristale e il Comune di Montescuta e di Casale riprenderanno, scusa, il Comune di Casale riprenderanno la stringa sui loro social, sulle loro pagine social, quindi il commento non lo mettete su quello dei nostri comuni, ma mettetelo direttamente sul canale di Ambrosini. Questo è il micio. Perfetto, va bene. Allora intanto vi ringrazio e vi auguro buona serata a tutti, buon Ciao a appetito. tutti, ciao, grazie a tutti Ciao, 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 veramente. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.